È lunedì e questo vlog inizia da qui. Una nuova settimana a inizio. Ho tante cose da fare e spero di riuscire ad utilizzare i giorni di ponte a fine settimana per potermi dare una mossa e far uscire tutti i progetti che sono in ballo. Spero proprio di riuscirci perché sono abbastanza in ritardo. Ripeto, tante cose da fare questa settimana, spero di riuscire a girare abbastanza clip per questo vlog. Ma adesso mi metto subito all'opera. È metà mattina e come potete vedere è una tipica mattinata autunnale, proprio tipica di fine ottobre, sì, come no, ho la stanza piena di sole, la casa piena di sole, è una bellissima mattinata e ho deciso di godermela anche se non ne posso più del caldo, ma so che fra un mesetto queste mattinate mi mancheranno. Mazza, sembra un filtro di Instagram visto così. E sto per farmi un caffè, ho un po' pulito casa, dovrei lavare i pavimenti, infatti potete vedere che ci sono le sedie sul tavolo, dovrei lavare i pavimenti, ma farò quella lavapavimenti perché la pulizia è infrasettimanale, quindi faccio con quella. E quindi 4 minuti e ho finito di lavare i pavimenti. Però prima mi faccio un caffè perché proprio ci sta, anzi lo metto subito, così mi prendo un caffè con voi come facevo un tempo, quando di tempo ne avevo di più. Ce la facciamo? Sì, eccolo qua, è pronto, tanto lo prendo amaro. Questa è la settimana di Halloween, sto passando il tempo a prepararmi il vestito da mercoledì. In realtà non c'è molto da fare, devo solo aggiungere i bottoni e mettere il colletto al vestito nero che vi avevo fatto vedere la settimana scorsa. Mi sto abituando alle unghie nere e tengo i capelli lisci di modo che siano belli piatti. Sto entrando nella parte, insomma, come se chissà che dovessi fare. Niente, ci si diverte così, con poco. Bevo il caffè e continuo, perché poi mi metto a lavorare. A dopo, ciao! Sto facendo dei biglietti di auguri per un compleanno, vi faccio dare una sbirciata ai disegni che ovviamente ho fatto io. Adesso taglio il plotter e poi dopo vi faccio vedere come vengono. I biglietti sono stati tagliati e adesso devo assemblare il tutto. Aiuto con la spatolina, così li tolgo più facilmente, sperando di non far danni sui tratteggiati. Vediamo un po' piano piano. Ecco qua. Appoggiamo questo qui un attimo, vi faccio vedere, adesso vado a ripiegare tutto. Viene così e poi incollo dentro, incollo tutto e vi faccio vedere. Eccoli qua, i biglietti sono pronti, sono venuti così e poi all'interno c'è il bigliettino. Sono proprio carine. Adesso questa era una prova che ho fatto, mi sa che ne farò altri disegni e li metterò in vendita sul mio sito. E niente, questa ve la devo raccontare. Ero qui sul divano, comoda, insomma, a guardare la TV e mi è arrivato un messaggio su WhatsApp da parte di un'amica di mia sorella e mi ha detto
mi ha mandato una foto che adesso vi faccio vedere e mi ha detto: guarda che stanno guardando. E praticamente, vediamo se la mette a fuoco. E ha mandato la foto delle sue nipotine. Dai, mettila bene a fuoco, bella brava, che stanno guardando il mio video. E mi ha scritto: le mie nipoti ti adorano. Ed è bellissima questa cosa. Tra l'altro sono Francesca e Marisa, che saluto, mando un bacino a tutte e due. E questo è il motivo per cui non mi piego mai su YouTube a fare polemiche, faccio sempre, sempre video molto family friend, diciamo, così si dice, boh, family friendly, sì, perché so che ci sono tante tante ragazzine che mi guardano, soprattutto per il lavoro che faccio, bene o male poi viene fuori che la maestra o la maestra dell'amica fa i video su YouTube, e quindi scelgo comunque di essere sempre molto tranquilla e pacata e tanto sorridente sempre. E niente, questo ve lo volevo dire, sono tanto contenta di questa cosa. Continuo a guardare la TV, ciao. Ho appena finito tutti i disegni per le bustine di novembre, come vedete è pronta la volpina, e adesso creo gli stickers, creo la bustina e poi ve la faccio vedere. E anche la bustina di novembre è pronta, non mi resta che fare le foto e metterla sul sito. Incredibile ma vero, ce l'ho fatta terminare il vestito per tempo e non all'ultimo secondo. Mi piace come è venuto, dà l'effetto da grembiulino. Non vedo l'ora di prepararmi e di vestirmi per vedere quale sarà il risultato finale. Buongiorno, la festa di Halloween è andata. Io come al solito non sono riuscita a fare nessuna ripresa per farvi vedere qualcosa, perché ieri ho lavorato fino alle 19:30, poi alle 21 dovevo essere alla festa e avevo un'ora e mezza per tornare dalla scuola di danza, farmi la doccia, prepararmi e andare alle 21 alla festa, e quindi proprio non ce l'ho fatta a fare riprese. Vi metto qualche foto qua giusto per avere la soddisfazione di farvi vedere com'era venuto il travestimento. Devo dire che, senza falsa modestia, era molto somigliante alla mercoledì originale. È stata una bella festa, ma credo di essermi svegliata raffreddata. Adesso torno subito al lavoro, ho fatto questa ripresa mentre, non so se sentite, il plotter di là lavora, perché c'è tanto lavoro da fare, anche se sono raffreddata, ma il dovere chiama ed io vado e do un senso a questa giornata. In quanti video vi sto facendo sentire lo schifo che fanno in questo palazzo? Quanti? Buongiorno! Oggi sono influenzata, ho un gran mal di testa, non mi si può guardare. Sono incavolata nera perché è da ieri che si sentono questi rumori. Se chiamo l'amministratore mi ride in faccia e devo lavorare. È una buona giornata, sì sì, è proprio una buona giornata. Mi metto all'opera, va.
Buongiorno, è domenica mattina, io sono raffreddatissima. Sono proprio una schifezzuola. E però non posso star ferma, è giunto decisamente, vi faccio vedere. Ma proprio decisamente, ecco, si fa sentire anche lui. Ecco. È giunto il momento di stirare e mi do da fare perché non credo di riuscire a stare in piedi per troppo tempo. Buongiorno, è lunedì mattina e io sono qua sulla mia vanity table. Cerco di darmi una parvenza umana. Oggi sto un tantino meglio e ho davvero tantissime cose da fare perché purtroppo ho perso i giorni, vi dicevo a inizio settimana che volevo approfittare del ponte per darmi da fare e invece no, perché sono stata malissimo, avrete potuto vederlo, sono stata davvero male e quindi ho perso questi 3 giorni e adesso è giunta l'ora di stringere, stringere, stringere. E sono qua perché voglio darmi una parvenza umana. Non devo andare in nessun posto, devo stare in casa fino a oggi pomeriggio, quando andrò a fare lezione, però non riesco a vedermi. Anche quando sto in casa io mi devo vestire e devo vedermi decentemente, soprattutto se sto male, altrimenti non riesco a farmi forza. Questa è la verità. E quindi adesso mi do una sistematina. Ho già editato il vlog, devo solo aggiungere questo pezzetto, quindi ho approfittato di essermi messa qui per potervi salutare. Adesso mi aggiusto e poi mi do da fare. Chiudo questo vlog con l'acqua alla gola. Allora, io vi saluto per questa settimana. Spero di essere riuscita a darvi un decente contenuto nonostante tutto. Se siete passati da qui, vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi per questo video. È tutto, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacio. Ciao!